Benvenuta a chiunque di voi, a tutti e quelle che siete qui in questa comunità dell'incontro di oggi. L'incontro di oggi, che ha questo titolo così, diciamo, particolare e anche sollecitante, l'arcipelago post-esotico e la Via Lattea. Il ritmo della spirale dal Senegal all'Europa. Questo è il titolo. Ora, io procederei in questo modo, che presento le persone implicate nel dialogo che avrà luogo, chiaramente dando spazio al gruppo Idea Destroying Muros, che è un gruppo transculturale che si posiziona nella creazione artistica comunitaria. E di loro vi parlo tra qualche minuto. Preferirei introdurre le dialoganti, cioè Giulia Grechi, Claudia, e dire anche Claudia Attimonelli, che molte di voi conoscono, e dire anche un minimo di me stessa, per poi introdurre il collettivo in modo che loro possano partire dopo che ho detto qualcosa sulla loro attività, insomma, è molto complicato definire il collettivo. Allora, cominciamo da Giulia Grechi. Giulia è un'antropologa, si interessa di studi culturali e postcoloniali e postdecoloniali, e anche di museologia, e pone il focus di molte delle sue attività, sia diciamo più accademiche che proprio di organizzazione di eventi, sulla corporeità, progetti, sulle eredità culturali e sulle pratiche artistiche contemporanee che rimediano questi immaginari. Professoressa di antropologia culturale e antropologia dell'arte presso l'Accademia di Le arti di Brera e soprattutto, cioè per me ha significato molto nel mio rapporto con lei la fondazione di una rivista a cura sua di Viviana Gravano. Primo momento, ora c'è anche Anna Chiara Cimoli, una rivista assolutamente nuova nel panorama della riflessione su appunto l'arte, gli studi visuali. Il titolo della rivista è Roots and Routes, cioè radici e strade, ricerca sulla cultura visuale. Giulia ha pubblicato diversi libri, in particolare faccio riferimento oggi a due che hanno attinenza con quello che andremo un po' ad approfondire. Uno è La rappresentazione incorporata, una etnografia del corpo tra stereotipi coloniali e arte contemporanea di Mimesis, pubblicato da Mimesis nel 2016, e l'altro è insieme a Viviana Gravano, Presente imperfetto, eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei. Volevo anche dirvi che oggi, poi magari ci darà conferma Giulia, doveva uscire o è uscito il suo nuovo libro che si intitola Decolonizzare il museo, che appunto è tutta un'altra storia, no? Che sta avvenendo a livello sia museale che etnografico. Poi interverrà la nostra, dico nostra perché fa parte dell'archivio di genere, di Smurare il Mediterraneo, che sono i progetti, diciamo, che concorrono all'ideazione di questo incontro e fa parte del dipartimento a cui appartengono tutte le persone che lavorano nell'archivio di genere dell'Università di Bari, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione. Claudia è una nostra ricercatrice. Dice lei precaria, ma che è una colonna dei nostri corsi, è in teoria del linguaggio e scienze dei segni,
insegna studi visuali e cultura digitale e immaginario. È stata visiting professor all'Università Paul Valéry di Montpellier e all'Università di Rio de Janeiro. E le sue ricerche, le ricerche di Claudia, si disseminano, si muovono tra arte, corporeità e media, collabora anche lei con gallerie e teatri come curatrice nell'ambito dell'arte contemporanea. Tra le sue pubblicazioni recenti, Estetica del malessere, il nero, il punk e il teschio nei paesaggi mediatici contemporanei, su cui abbiamo avuto un incontro, a partire da cui abbiamo avuto un incontro il 25 febbraio, e ancora sempre correlati un po' diciamo, alle questioni di oggi, Un oscuro riflettere, Black Mirror e l'aurora digitale con Vincenzo Susca, pubblicato nel 2020. E ora io direi una qualcosina di me, scusate, ma non so se tutte mi conoscono da altri incontri o in altri contesti. Allora, sono ideatrice del concept fondativo del progetto Smurare il Mediterraneo, pratiche locali e transfrontaliere di attivismo transculturale, per una poetica e politica dell'ospitalità e mobilità che va avanti dal 2009. Cofondatrice e coideatrice dell'archivio di genere Carla Lonzi, mi piace chiamarmi e definirmi geneticamente femminista, pacifista e clandestina, attivista e attraversatrice di movimenti, a partire, dato che sono la più anziana, a partire dal mitico 1968-69 in poi. Sono cofondatrice anche della Società Italiana delle Letterata, delle Letterate, e questo mio andirivieni tra territori e mari che non sono soltanto diciamo fisici, ma sono anche geopoetici e geocorporeali. Grafici, mi dà senso praticare una scrittura che interpella poetiche e politiche contaminate, segnate da attraversamenti di confini, di generi, di gender e da un pensiero sentire diasporico, arcipelagico e decoloniale. Mi fermo qui. Se qualcuno vuole saperne di più, trovate altre notizie sul sito dell'archivio. Bene, allora, introdotto le donne studiose, attiviste, siamo tutte persone che non sono soltanto nell'accademia. Devo dire, delle nostre amatissime ospiti di oggi, a cui insomma io sono giunta, le ho conosciute due di loro, Giordana che prima parlava e Livia Alga che oggi è assente perché non sta bene, quando erano dottorande a Parigi, dottorande in studi di genere, a Parigi dove ero andata per dei seminari. E da allora, insomma, in qualche modo ci siamo sempre confrontate e poi le ho ritrovate in questo fare insieme nel gruppo Idea Destroying Muros, che già il titolo, come vedete, è interessante perché prima di tutto non è staccato. Poi utilizza tre lingue, italiano, inglese e spagnolo. E poi per il contenuto, no? Cioè, il concetto fondativo, la pratica fondativa è quella del distruggere i muri, come noi diciamo smurare il Mediterraneo, ci siamo concentrati sulle attività sulle attività, sui muri che venivano creati nel Mediterraneo.
Io riporto alcune loro, come dire, i loro autoscatti, che sono anche etnografie. E vi dico alcune cose. Per esempio, scrivono: la pratica artistica ha reso possibile l'elaborazione dei processi geopolitici e sociali che ci hanno attraversate mediante l'interpretazione e la traduzione dei nostri vissuti singolari e collettivi. E poi dicono di quello a cui ha accennato prima Giordana, cioè che il nord-est italiano è il contesto in cui si sono incontrate. Si sono incontrate in un ambiente moralista, xenofobo, iperproduttivo, che loro chiamano zona grigia, in cui si sono sentite non desiderate e parti di un progetto capitalista che si stava localmente costruendo in relazione frontaliera. E quindi è stato come una scelta imposta dal ventennio berlusconiano, quella di emigrare, che però loro vedono anche come un fattore di emancipazione positiva e radicale. La visione femminista, scrivono, ha favorito l'incontro con una di noi, emigrata dalla Sicilia, appunto Livia Alga, che è assente, bravissima etnografa, Terrone, post-esotica. Magari dopo loro spiegheranno un po' di più che cosa significa il post-esotico. La visione femminista, quindi, ha favorito questo incontro e ha nutrito la ricerca di forme di pensiero e di vita che non si vergognino delle origini. L'orientamento che ci accomuna tutte si basa su diverse posizioni frontaliere in relazione a nazione, cultura, lingua, corpo, amore e creazione. E che cosa, come lavorano insieme, pur stando in differenti punti del mondo e spostandosi per lavoro, oltre che per questioni di scelte esistenziali. E proprio in considerazione dei continui loro spostamenti tra Napoli, Granada, Parigi, Barcellona, Palermo e Valencia, hanno sentito l'urgenza di creare uno spazio fatto di progetti, no? I progetti che vedremo, e corrispondenze capaci di mantenere collegati nella distanza i percorsi di ognuna. Cioè è una pratica della relazione, dello stare in relazione, del mantenere la relazione, che è sia proprio esistenziale, culturale, affettiva, e sia creativa. È qualcosa di, appunto, Giordana prima ha spiegato la differenza fra intendere l'arte comunitaria, così come viene utilizzata questa dizione oggi, e cosa loro intendono invece per arte comunitaria. E infine, in modo che insomma finisco di parlare io e parlano loro, l'incontro con la diaspora senegalese, che si chiama, e ci diranno meglio che cos'è, Baye Fall, ha aperto la possibilità di trasformare le strutture coloniali delle visioni egemoniche, cioè la colonialità insita ancora nella conduzione del mondo, e quindi di trasformare queste strutture ancora coloniali e le visioni egemoniche in un'alleanza e una genealogia che loro chiamano post-esotica, cammino che si crea grazie ai valori senegalesi di una certa diaspora senegalese di cui sentiremo, per cui la ricerca artistica e femminista, la performance, la creazione video, l'installazione tessile, la traduzione, il disegno, il collage e la scrittura sono gli strumenti attraverso cui, dicono, trasformiamo i nostri limiti in risorse. Ecco, io sono molto affascinata da tutto questo e non vedo l'ora di ascoltarle insieme a voi.
Grazie Paola per introdurci, grazie per averci invitate in questo archivio di genere, grazie per averci permesso di incontrare Giulia Grechi e Claudia Timonelli e per poter fare ponte anche sempre da dove siamo verso dove, fra diverse realtà realmente, artistiche, antropologiche, anche adesso noi in questo momento siamo in Spagna, noi, e Giordana è in Italia. E salutiamo Olivia, gli diamo un grande abbraccio che in questo momento è a Palermo e non può essere presente con noi in questa conferenza. E cercheremo più o meno, insomma, di riassumere in questi una ventina di minuti, questi, diciamo, 20 anni. Di vivere insieme anche in queste distanze di cui parlavi. È un po' fare una genealogia di questi nostri incontri a partire da quando io, diciamo, cioè dal mio primo incontro con le altre, è stato quando cercavo casa. Cercavo una stanza in affitto a Venezia ed è stato entrare in una porta di Salizada Sanstae, la Calle Sanstae, a Venezia dove io iniziavo a studiare l'università e attraversare una porta di legno verde che si affacciava direttamente su un salotto, al piano terra, proprio come era un basso praticamente. E incontrarmi con Mary per la prima volta e decidere che quella sì sarebbe stata la mia prima casa a Venezia, il mio primo appartamento condiviso a Venezia. Ed è lì dove ho appunto conosciuto Mary. Mary precedentemente aveva conosciuto Giordana nell'Istituto d'Arte di Pordenone. Loro avevano conosciuto poi Chiara nella Facoltà di Belle Arti lì a Venezia ed è stato lì, diciamo, in questo appartamentino, in questa casetta a Venezia, dove abbiamo iniziato a veramente vivere insieme e farci un'idea di relazione tra noi. Il fare arte comunque sempre basato su una forte relazione di amicizia e di voler vivere insieme, di stare insieme. Soprattutto sono stati degli anni in cui appunto abbiamo condiviso questa casa dove comunque era, diciamo, il nostro laboratorio, dove è stato il nostro laboratorio di creazione e dove è sempre stata anche una dove è stata la nostra prima casa accogliente, una casa appunto di passaggio di diverse realtà e lì diciamo, in quel momento in cui comunque avevamo, diciamo, formalizzato una relazione personale tra di noi e nel momento nel quale ognuna stava pensando anche come proseguire gli studi, dove pensare di andare in altre città, andare a Parigi, a Napoli. In Spagna è stato in quel momento, quando ci vedevamo divise, ci stavamo pensando già divise per le distanze, che abbiamo deciso di formalizzare il gruppo. Quindi di mettere in quel momento, tutte stavamo molto sulla creazione video e abbiamo creato il nostro primo progetto insieme, che è stata una raccolta di video. Che potevamo portare in giro, ovunque stessimo, potevamo stare insieme, unite nelle distanze. E poi lì praticamente c'è stato un altro, a partire da lì c'è stato anche l'incontro che Giordana e Livia hanno avuto, che se Giordana vuole raccontare.
Sì, poi allora io arrivo a Parigi dall'Università di Napoli, dall'Accademia di Belle Arti. Livia arriva a Parigi dalla Sicilia con una tesi nel centro studi di genere su un centro culturale, interculturale a Verona, a casa di Ramia. E ci incontriamo insomma in questa capitale d'Europa dove tutti vorrebbero stare, dove insomma la cultura è una delle culture più importanti, il posto era il posto giusto. Arriviamo a Parigi credo intorno al 2009, oggi ho cercato, cioè non so bene se la data è quella, comunque dopo gli scontri delle banlieue del 2007, quindi anche una capitale della cultura non solo legittimata, ma anche in quanto antagonismo, no? Quindi un posto molto vivo, eh? E siamo lì e forse lì iniziamo a capire che Livia parla di vergogna rispetto alla Sicilia, forse rispetto a lei c'era anche la retorica della mafia, no? Quindi da dove vieni, un'origine, insomma, un po' che tutti conoscevano tramite lo stereotipo, però che nessuno conosceva forse bene. E per quanto mi riguarda, la questione istriana e l'esodo era qualcosa con cui aveva a che fare la mia famiglia da parte materna, ma che io non avevo ancora approfondito più di tanto. Quindi ci troviamo a Parigi, in questa realtà così un po' schiacciante, iniziamo a pensare che non dobbiamo avere vergogna da una parte da dove veniamo e dall'altra iniziare ad approfondire. Da lì nasce il progetto sulle isole post-esotiche. E da lì poi col confronto anche con le ragazze che erano in Spagna, quindi riusciamo a approfondire un po' di più, a parte una relazione a due, mia e sua, chi siamo e da dove veniamo, nasce il post-esotico che è in riassunto un po' una terza via, no? Io la cosa che più mi ricordo, perché lo vivo costantemente, è la puntualità, per esempio un'idea di post-esotico, un esempio sarebbe la puntualità del nord e il ritardo del sud. Post-esotico il tempo, no? Cioè tra queste due, è sempre trovare la terza tra queste due cose che si scontrano costantemente, a cui non c'è un rimedio, no? E quindi lo sforzo di Livia come antropologo è stato questo, segnare un po' questa terza via, anche per evitare il conflitto, per dare spazio, insomma, all'amore, non lo so, in questo senso anche secondo me è valido. E sulle isole lavoriamo tutte in un centro, lo Shakira, in un centro occupato che era insomma in una zona della città molto vissuta da stranieri e anche lì incontriamo i Baefal, quello che poi diventa il marito di Livia, è uno dei ragazzi che ci aiutano a stendere le isole in università. E niente, da lì in poi continuiamo con Livia a gonfie vele fino ad ora, fino a come finisce il titolo di questo intervento sulla spirale, che è una nuova forma su cui stiamo pensando, su cui stiamo riflettendo oggi insieme. Da lì sono passati un sacco di anni, un sacco di progetti diversi. Adesso magari Mary vi farà vedere alcuni video e poi ne parleremo più approfonditamente. È lì che conosciamo Paola, anche a Parigi, finalmente, per fortuna, tutto il femminismo italiano ci arriva. Per me era proprio qualcosa di sconosciuto. Olivia già conosceva, insomma, un po' della storia e niente, questa relazione che poi bisogna curare con tutti, che ti porta poi a cose inaspettate come questo, a dei i rincontri, no? Costanti nella vita, che sono una cosa buona, no? Sì, se volete adesso possiamo far vedere un frammento del video delle isole, dove praticamente è il pezzo dove parla Livia e un po' parlerà su quello che lei ha pensato del posto esotico attraverso le isole e le immagini, cioè dalle immagini si possono vedere appunto come erano le isole e anche come noi lavoriamo un po'. Quindi provo a condividere lo schermo. Sì, aspetta Mary, una delle nostre, volevamo che che arrivasse un po' questa questione dell'incontro, no? Il fatto che l'incontro è una cosa inaspettata, che al momento ti sembra inutile, tra virgolette, con gli altri, e che poi magari invece
ti orienta la vita in un modo, in un cammino totalmente nuovo che mai ti saresti aspettata, quindi magari ecco, dare questa, credo che il nostro lavoro dall'inizio alla fine dia questo input, no? Questa spinta a valorizzare insomma tutti gli incontri della vita perché comunque sono fondamentali. Io non so se per vedere il video forse è più fluido se chiudiamo le telecamere o proviamo e poi vediamo come va. Sì, togliamole. Okay, siamo qua. Ok, un attimo. L'immaginario dell'isola è l'immaginario di Robinson Crusoe, no? In cui tipo le persone arrivano, l'isola è deserta, poi a un certo punto arrivano i selvaggi, no? C'è questa forma di... Però le isole sono di per sé deserte e disponibili, cioè disponibili a tutto. Tu puoi in quell'isola ricreare quello che tu vuoi, perché tanto lì comunque non c'era niente prima di te. L'isola è l'isola sconosciuta, l'isola deserta, l'isola scoperta, no? Abbiamo scoperto un'isola, l'isola in cui ti puoi rilassare, puoi dimenticare la tua realtà. Cioè, in questo senso io penso che il turismo contribuisca notevolmente al mantenimento del capitalismo, perché sono anche dei luoghi dove le persone hanno l'illusione di recuperare delle parti di sé. Che pensavano perdute, ricostruirle, avere come l'illusione di essersi riposati anche, di poter riprendere il loro ritmo di vita. Non so, penso che funzioni proprio come uno scarico. Il posto esotico in teoria nega tutto questo, cioè nega il fatto che. Per esempio, io mi ricordo che ho andato un momento avevo pensato di mettere intorno all'isola qualcosa, di cucire qualcosa che facesse pensare che non è così facile accedere, per esempio, a quei territori. Questi discorsi sono molto complessi sull'esotico e sul post-esotico, perché chiaramente rischi anche di avere la tentazione quindi di perdere tutti i tuoi tratti caratteristici che potrebbero fare pensare agli altri. Che tu sei una persona esotica, no? Quindi il rischio è che poi tu ti perdi un po' in questo, perché come fai ad essere post-esotica? O a rappresentare un'alternativa post-esotica? Questo io lo trovo ancora adesso molto complesso, cioè non ho tantissime risposte, non ho neanche tante strategie, se non innanzitutto pensare alla strategia dell'arcipelago. Io prima pensavo che esotico fosse una categoria culturale e sono certa ancora adesso che lo sia, però in verità mi sono resa conto che esotico è proprio una categoria che ha a che fare con il commercio, con la sfera del commercio, cioè nella realtà quotidiana, nella realtà anche del mercato. È una categoria che ha a che fare con le relazioni economiche tra il nord e il sud del mondo. E in questa economia ci sta la circolazione di beni, la circolazione di oggetti, che per molte persone che magari vanno a comprare nei negozi dove c'è scritto prodotti esotici, è anche sentire meno la nostalgia del posto che hanno lasciato, poter mangiare quel riso, poter mangiare tipo quelle mandorle, quello zenzero, quel formaggio, no? Ed è come un modo che secondo me il capitalismo ha messo in opera per sedare la nostalgia anche. Perché se tu puoi mangiare, ricordarti che cosa significava vivere in quei posti, in quelle isole che hai lasciato, alla fine ti senti un po' meno in colpa perché te ne sei andato e ti manca anche di meno, no? Quell'alternativa che hai lasciato. Et pour moi, le capitalisme, c'est un terme moderne.
Chiudiamo qua. Perché se no... Ecco. Io sono un po' emozionata. Sì. Cioè, alla fine tipo parlare anche delle nostre vite un po' smuove i corpi, quindi cerco di... se avete un po' di pazienza. E niente, praticamente nel 2014 più o meno, che anche quando abbiamo fatto le isole, alcune di noi ci siamo ritrovate a vivere assieme a Valencia dopo tanti viaggi dove eravamo un po' disperse, ci ritroviamo a vivere dopo tanto tempo nella stessa città. E qui iniziamo a vivere assieme in una palazzina dove condividiamo tre appartamenti contigui e anche incominciamo ad avere, appunto, come ha detto Giordano, a fare un altro incontro che per noi ha cambiato la vita radicalmente, che è l'incontro con la comunità Bayefal. E a partire da questo momento ognuna di noi praticamente si è sposata con un Bayefal e abbiamo creato questa alleanza tra due comunità, la loro e la nostra, da quella un po' abbiamo creato un po' quella che è venendo da una cultura italiana e non solo italiana. E quindi tipo vivere assieme in questi appartamenti significava anche creare un altro spazio dove le culture si potessero incontrare in un modo non violento, soprattutto nei gesti più quotidiani che sono anche quelli che inconsciamente come continuano ad avere strascici di razzismo che incorporiamo, no? E quando abbiamo iniziato anche a condividere il nostro quotidiano con differenti culture, abbiamo visto tipo che avevamo bisogno tipo di questo incontro per cambiare alcune pratiche che avevamo e alcuni stili di vita che avevamo. E forse questo incontro ci ha aiutato a essere persone migliori, ci aiuta ogni giorno a essere delle persone migliori. E quindi abbiamo deciso di mettere in comune e di prendere quei valori che un po' avevi accennato tu, che fanno parte del cammino Bayefal, e abbiamo pensato che erano valori buoni per... e iniziare a creare tipo un modo di stare comunitario più accogliente, soprattutto in un contesto spagnolo, italiano, europeo, dove l'accoglienza proprio non viene considerata. E quindi da quello che è, in questo contesto appunto occidentale, bianco, dove tipo una casa... è sempre, è spesso considerato come uno spazio privato dove la maggior parte delle persone si rifugiano e si proteggono vivendo con la diaspora senegalese. Questo spazio anche è diventato uno spazio comunitario dove appunto poteva essere una possibilità di incontro e anche di un altro tipo di protezione e soprattutto di cura. Io adesso metto anche, mentre parliamo, possiamo mettere un video di Kerkumak, che lo metto, che così dopo posso parlare. Così potete anche vedere. E praticamente abbiamo iniziato sempre abbiamo vissuto assieme, sempre abbiamo utilizzato anche lo spazio delle case come spazio di creazione, così, però abbiamo pensato che tutti i gesti che facciamo quotidianamente sono
sono gesti che hanno bisogno di essere ripensati e appunto creare qualcosa di nuovo. Quindi le pareti in cui viviamo, cioè, le abbiamo, cioè, tutto ha un valore creativo che e volete poi anche voi aggiungere qualcosa? E Kerkumak in Wolof significa casa grande, normalmente è la casa delle nonne, dove tutti possono tornare, dove tutti possono passare, dove tutti possono stare, dove tutti si possono incontrare. E un po' l'idea era questo, no? Di trovare un'alternativa allo spazio privato, come l'avevamo visto nelle nostre storie, nelle nostre famiglie. Quindi in questo senso un po' i biofile sono stati anche un riferimento di come poteva essere un'alternativa, perché a volte magari avevamo una posizione critica, avevamo uno stare insieme, però ci mancavano alcune altre referenze rispetto proprio a valori, a pratiche che accompagnassero il quotidiano comunitario. E realmente anche i biofile che hanno questo cammino spirituale e politico profondo anche nella diaspora, che gli permette di stare insieme, anche di rimmaginarsi tutto il tempo il ritorno, comunque anche una relazione con il luogo d'origine, l'orgoglio rispetto alle origini. Questo stare vicino a loro ci ha aperto proprio anche una dimensione proprio anche spirituale del quotidiano, che magari quella ci mancava un po'. Cioè avevamo chiaro lo stare insieme, però anche lo stare insieme mossi da, cioè, da una spiritualità intesa anche come da sentire un senso profondo della vita, un cammino, non so come, un cammino dell'anima. Questo magari era qualcosa che per noi era da recuperare in un certo senso, quindi è stata una grande possibilità, grazie a questo incontro, di rinominare l'anima, di riassociare l'anima ai corpi, ai nostri corpi, all'amore, alla sessualità, e questo ha poi cambiato tutto. Posso interrompere per ora? Sì. O volete mostrare altro? Di no, questo? No, usciamo dalla... perfetto. Interromperei per dare spazio a Giulia di portare una riflessione, un contributo, portarci su un punto particolare che lei ha potuto notare nel vostro lavoro. E poi torneremo, cioè Giulia vi farà una domanda per cui torniamo a dare spazio a voi, in modo che diventi dialogico il tutto. Perfetto. Giulia, ci sei? Ci sono, grazie Paola, grazie anche per prima per la presentazione e per aver anche... Mi sentite, vero? Sì. E per aver creato questo momento di incontro per me preziosissimo, perché non conoscevo insomma Ida de Strong Muros e le ragazze che ci stanno raccontando della loro esperienza, quindi non solo artistica ma proprio di vita, e insomma mi sembra un incontro molto prezioso e arricchente in ogni caso. Mi spiace che Livia non c'è, perché ci saremmo sicuramente perse parlando di antropologia, di post esotico e quant'altro, però mi piace molto anche il clima informale, insomma, di questa chiacchierata, ecco. E io, diciamo, più che altro ho visto un po', sbirciato un po' i vostri lavori nel sito e mi ha incuriosito subito moltissimo il titolo di questo incontro, no? Ci sono dentro delle parole che mi risuonano molto. Quindi intanto volevo davvero così restituire una riflessione in generale a partire proprio da queste parole rispetto a quello che evocano per me, no? E quindi insomma più che domande sono riflessioni e condivisioni.
Quest'idea dell'arcipelago mi sta molto a cuore perché appunto l'idea che le isole non sono necessariamente sinonimo di isolamento, no? o di solitudine, ma che le isole sono in un arcipelago e quindi sono in connessione, no? E quindi pensare in termini di costellazione, come la Via Lattea, appunto, in termini di agglomerati, no? E quindi fare, pensare, quindi vivere nelle dimensioni appunto intellettuali, corporee e dell'agire poi, quindi anche etiche in qualche modo, no? Che non sono separate l'una dall'altra, in modo comunitario, quindi come appunto una costellazione, un arcipelago. E questo in primis mi interessa, no? E il discorso che anche abbiamo sentito adesso di Livia sul post esotico, chiaramente per me è fondamentale, e lo accenno brevemente in che modo, nel senso che credo che sia, Calvino direbbe, bisogna sfasciare la sintassi del mondo, no? È un po' il concetto di post esotico e questa proposta, no? di ragionare in questi termini è quello, è esattamente credo quello di cui abbiamo urgenza in questo momento. Cioè, che vuol dire sfasciare la sintassi del mondo? In che senso lo dico? Nel senso di un po' di rovesciare il punto di vista attraverso il quale noi, e quando dico noi, dico noi di qua dal mare, noi in Europa, siamo abituati in qualche modo a pensare a noi stessi e alla geopolitica, cioè al nostro rapporto con il resto del mondo, no? E anche al modo in cui siamo abituati a pensare alla nostra normalità come una, in maniera universalizzante, diciamo, no? Come se la nostra normalità fosse, come dire, il punto di ancoraggio. E la normalità giusta per tutte e tutti, no? Questo atteggiamento imperialista che noi europei abbiamo sempre avuto, no? Che ha delle radici antichissime, anzi forse nei dibattiti vari su che cosa tra noi europei abbiamo in comune, forse lo dobbiamo dire che è questo quello che abbiamo in comune e che risale proprio alle nostre radici umanistiche cosiddette, le radici, no? Nella cultura greco-romana che era imperialista, cioè il primo impero risale a quel periodo lì e insomma il pensare fondamentalmente anche in maniera molto narcisista di essere i più bravi, i più meritevoli, i migliori, quelli che hanno capito come si deve vivere in sostanza. Ecco, quindi un po' questo discorso di rompere questo assetto egemonico, questa colonialità tossica che continua proprio ad intossicarci, no? E non è che ci intossica in teoria, ci intossica proprio in pratica, cioè nella nostra vita quotidiana. Voi giustamente parlavate di stanze, di case, di quello che mangiamo, di quello di cui ci nutriamo proprio anche letteralmente, no? E in sostanza, e questo è il punto, che questa colonialità, come dire, noi l'abbiamo incorporata, scorre dentro di noi perché è fatta di odori che abbiamo annusato, di cibi che abbiamo mangiato, che si portavano appresso immaginari. Quindi mi interessa molto questo legame che voi state evidenziando tra il vostro pensiero, il vostro posizionamento più in generale e la relazione con l'intimità e la corporeità di tutto quello che è intorno a noi, perché tutto quello che è intorno a noi è intriso di questa cultura, e quindi se lo è, e quindi se noi lo abbiamo digerito, lo possiamo anche in qualche modo espellere. Questo per me è fondamentale, nel senso che se il nostro corpo, cioè bisogna un po' cambiare secondo me il punto di vista, non più chiederci che cosa il potere sa del nostro corpo, perché lo sappiamo a memoria, no? Dopo Foucault, dopo Marcel Mauss, cioè, insomma, tante ricerche su tutto, sul modo in cui il potere ha organizzato, trattato, mappato il corpo, la biopolitica, eccetera. No, chiediamoci al contrario, che cosa sa il corpo del potere, no? Quindi partiamo da lì, e partiamo proprio dalla nostra anche intimità, e quindi anche dalle relazioni affettive, e dal modo in cui quella colonialità si riversa anche lì dentro, no? Quando Paola prima parlava di questo libro che si chiama Presente Imperfetto, che in realtà viene fuori da un momento di riflessione comune, che non chiamo convegno perché io penso che i convegni accademici siano una delle cose più noiose al mondo, quindi noi abbiamo semplicemente cercato di trovare una situazione comunitaria in cui confrontarci su questo tema. E partivamo proprio, c'era sul tavolo, invece di esserci relatori, c'erano degli oggetti. E c'erano degli oggetti quotidiani che si trovano nei negozi oggi e che erano proprio intrisi di colonialità.
Quindi c'erano, che ne so, i biscotti della Gentilini che si chiamavano Tripolini perché avevano vinto una medaglia nell'esposizione universale, eccetera, eccetera. C'erano le caramelle nougatine, c'erano i giochi dell'oca a tema coloniale, c'era il cicciobello Angelo Negro, che è una bambola, insomma, che penso conosciamo tutti e tutte. Insomma, ecco, mi interessa molto partire da questi luoghi della nostra intimità e del nostro corpo, proprio perché se con il corpo acquisiamo qualunque forma di esperienza e di conoscenza del mondo, è anche attraverso il nostro corpo che possiamo evidentemente metterla in discussione, no? E quindi anche costruire delle contronarrazioni che siano fatte attraverso varie modalità possibili, riappropriazioni, come nel caso della parola terrona, no? Come fa Livia, insomma, si riappropria di questo termine, ovviamente ribaltando nel senso, no? In qualche modo, quindi rovesciamenti, ribaltamenti, ma anche però una forma di riconoscimento radicale, come dicevate voi prima, no? Una forma di ospitalità radicale e di riconoscimento radicale dell'alterità in qualunque luogo si trovi, comprese noi stesse, fondamentalmente, no? Quindi insomma, quest'idea ecco, Perec lo chiamerebbe l'infraordinario, cioè che non è qualcosa di più del quotidiano, è quello che sta tra le pieghe del quotidiano. Perec dice quello a cui siamo talmente abituati che ci sembra che non ci faccia più domande, ci sembra non ci possa più stupire, no? Lui dice, dobbiamo interrogare le nostre maniere di stare a tavola, dobbiamo interrogare quello che abbiamo nella borsa, quello che c'è nei cassetti di casa, no? E dobbiamo interrogarle quelle cose, perché è proprio lì dentro la normalità che sta il nodo, fondamentalmente, no? E attraverso quello noi possiamo aprire anche la nostra identità ad altre forme. Quindi, insomma, si tratta di sfasciare la sintassi del mondo, cioè di disarticolare e disimparare quello appunto a cui siamo abituati, no? Mi sembra che il vostro lavoro vada molto in quest'ottica, connettendo proprio la vostra soggettività incorporata, quindi il vostro essere soggetti anche nella corporeità, naturalmente, con la geopolitica, con i corpus, no? Cioè i corpi della geopolitica e delle diverse forme, insomma, appunto di comunità. E questo è chiaramente in primis un lavoro su di sé. Prima Paola parlava di autoetnografia, no? È un discorso, cioè è proprio una forma di riflessività profonda, è la disponibilità a mettersi in discussione in maniera radicale, no? Ed è anche, però, di farlo insieme. Che c'è una differenza grossa in questo, no? Cioè, nel senso che di base è un lavoro di cura e di attenzione e anche di responsabilità, proprio nel senso di responsibility, no? Cioè di essere in grado di corrisponderci e di corrispondere all'altro. L'altra parola, infatti, che mi risuonava era ritmo nel titolo. È una questione di ritmo, cioè è una questione di ritualità. Io il ritmo lo associo molto alla ritualità, no? Alcuni dei vostri lavori sono fatti attraverso una gestualità rituale, come può essere quella del cucire, no? In generale questa ritualità ha a che fare con il tempo, con una certa concezione del tempo. E mettere questa ritualità dentro un discorso comunitario. E quindi trovare un ritmo comune, comunitario, diciamo, condiviso, è un'operazione interessantissima perché non riesci a trovare un ritmo comune se non ascolti, in primis, no? Come si fa nelle orchestre, no? O nei gruppi che suonano insieme e che improvvisano. Ecco, nei gruppi che improvvisano, tu per trovare qualcosa, per creare qualcosa che abbia senso, devi metterti innanzitutto in una prospettiva di ascolto, di quello che fanno gli altri. E che è contemporaneamente un tuo dire anche. Quindi c'è questa sintonizzazione, no? Che è molto preziosa e che si basa appunto sull'attenzione e sull'ascolto e sulla cura dell'altro proprio. E comprendendo in tutto questo anche i controtempi, perché non è che vuol dire allora andare all'unisono, non è quello, no? Vuol dire anche essere, come dire, inciampare nei controtempi che l'altro ti porta.
all'interno della tua armonia, no? Quindi non si tratta di costruire un'armonia, si tratta del processo proprio, della costruzione del ritmo. E questo mi porta anche alla spirale, no? Che è un simbolo a me molto caro. Io ho fatto la mia tesi di laurea sugli zapatisti, che usavano moltissimo la metafora del caracol. E, ecco, è quel simbolo lì di un tempo che non è lineare e progressivo, no? Come il tempo a cui la nostra cultura è molto legata, ma è un tempo che si avvolge e si svolge, dove non c'è necessariamente un prima e un dopo, un qualcosa che è più importante di qualcos'altro, e soprattutto dove il cerchio non si chiude mai, cioè non c'è una sintesi, diciamo così, definitiva, no? E questo ci riporta alla dimensione proprio dell'apertura, cioè la spirale è un cerchio che non si chiude, cioè un cerchio aperto, dove chiunque può inserirsi dall'inizio, dalla fine, chi lo sa qual è l'inizio o qual è la fine di una spirale, no? E questo mi riporta torno di nuovo al metodo, uno dei metodi del vostro lavoro, mi ha colpito molto questo atto del cucire, no? Perché mi riporta a questa questione del ritmo e della spirale, cioè non è semplicemente cucire, è che tu cuci mentre si raccontano delle storie, no? E questo raccontare è un riraccontare, perché sono storie, sono ricordi per lo più, no? O immaginazioni, che è la stessa cosa, cioè è il futuro che sta dentro la memoria. Questo atto di quindi ricucire è un ridare in qualche modo significato, no? Un riraccontare e un rimediare. Quindi cambiare anche medium, diciamo così, quindi spostarsi dalla parola al gesto, no? Quindi una parola incarnata in qualche modo. E come nel cucire, no? C'è l'idea di avvicinare due lembi separati, che possono essere due lembi di una ferita, ma senza avere l'obiettivo di ricucirla necessariamente, no? Di sanarla, ma far avvicinare qualcosa che era a distanza. E, in italiano abbiamo questa bellissima parola che è rimembrare, no? Per parlare di un ricordo che è anche un rimettere insieme i pezzi, no? Che sono stati separati da un trauma, per esempio, no? O da una ferita, appunto. E nel rimettere insieme questi pezzi non è che li ricuci, nel senso non c'è l'idea di tornare ad un'integrità, no? Ma c'è l'idea di creare dei nuovi assemblaggi in qualche modo, soprattutto se lo si fa insieme. Quindi ecco, queste un po' erano le riflessioni in breve che mi suscitava il vostro lavoro, nel modo in cui ho avuto modo di approcciarmi. E quindi, diciamo, la domanda riguarda, che volevo farvi, era di raccontare un po' come si traduce questa cura, no? Questa dimensione vitale, cioè che riguarda le nostre vite e le vostre vite, come si traduce nel fare artistico, cioè in che modo sono legate la vostra vita e la vostra arte, no? Sì, quindi in sostanza un po' questo, la vostra soggettività in relazione alla comunità e come questo diventa arte. Poi ovviamente ero curiosa se ci sarà il tempo di sapere su cosa state lavorando rispetto all'idea della spirale. Grazie. Grazie a te per l'intervento. Spero di essere stata nei tempi in tutto ciò, scusate, io sono pessima e non mi cronometro, spero di non aver tolto troppo tempo. È stratificata, io penso, la risposta, come... tutte le osservazioni che hai fatto, penso che ognuno di noi ha pensato a differenti metafore che si riallacciano tutto anche a una dimensione della genealogia. Cioè l'idea che la spirale è anche un'idea della genealogica della vita, quindi che tutto ha un'origine e ha una proiezione. In questo senso, per esempio, questa idea si declina tanto, come tu dicevi, nel nominare quello che consumiamo, che origine ha, e cioè già nominarlo come un po' sta sciogliendo quel silenzio di tutta la storia che è dentro a quel cibo, a quell'oggetto. Dall'altro è anche nei materiali che usiamo, il fatto di
riutilizzare spesso tessuti piuttosto che vestiti, sempre ci riallaccia a da dove vengono, chi li ha fatti. Quindi guardiamo spesso le etichette, negli anni che abbiamo lavorato ci siamo trovate con delle etichette allucinanti. Una diceva una volta in un pantalone, non posso orientarmi, sono troppo occidentale. Mentre facevamo una piroga che rappresentava un po' la diaspora dal Senegal per sì, e tutte le migrazioni un po' contemporanee, il mare. E che quasi ci stavamo dimenticando di mettere il timone, che ce l'hanno detto lo sbaglio e fal di metterlo. Sì. Cioè, come orientarsi, no? Quindi un po' è anche... cioè, le pratiche poi sono proprio legate a come stiamo, in che momento stiamo, e dipendendo da come stiamo, la riuscita di un progetto è più fluida o meno fluida. Come, o anche mentre facevamo le isole, per esempio, quando stavamo facendo il mare, che sembra cioè, che fosse una parte facile, perché era da fare come una superficie, no? Realmente poi ci sono stati dei giorni tempestosi tra di noi, perché il mare è anche tempesta. Quindi anche quando lavori con dei colori, con degli elementi, ti entrano, non so come dire, cioè, tu li vivi, cioè, stai vivendo il mare non è sempre calmo. Quando lavoravamo tanto con il rosso che era il fondo della piroga, che un po' rappresentava il sangue, era un momento intenso. Ascoltavamo i racconti dei ragazzi Baifal che passavano per lo spazio occupato dove lavoravamo, ed erano racconti che, cioè, senti il sangue in tutte le sue forme, no? La vita, il dolore, la possibilità del miglioramento. Quindi io penso, cioè, sì, una pratica che abbiamo anche tipo... per esempio, abbiamo iniziato con le isole, soprattutto anche grazie a Livia, e quello anche della restituzione. Quindi, mentre lavoriamo, facciamo riflessioni e poi cerchiamo anche un po' di scriverle in forma anche poetica, in modo che ci sia come un diario del processo, no? E quindi, formalmente può essere l'isola, però poi c'è il diario che accompagna l'isola, c'è le foto di chi c'ha, di come... Quindi sono anche varie tecniche, varie anche pratiche, sì, che si mescolano assieme. Che spesso nei diari proprio si vede come quello che stiamo creando, il fare la creazione va al passo con quello che stiamo vivendo in quel momento. Appunto, come diceva Chiara, discutiamo tra di noi, stiamo facendo il mare e quindi lo vediamo in tempesta al mare. O stiamo lavorando a questo e stiamo lavorando in questo momento e incontriamo quella persona. Sempre lasciamo in questi diari, in questi testi, comunque testimonianze di quello che sta capitando mentre facciamo. Sì, e ci facciamo anche domande profonde verso che direzioni vogliamo andare assieme, che a volte tipo non sono facili, quindi anche da verbalizzare, perché c'è tutto il contesto o quello che stiamo vivendo tipo non ci permette ancora poter vivere quello che vorremmo vivere con tutta la difficoltà, cioè, che la vita può avere, no? Quindi tipo tante volte le tempeste che viviamo sono proprio crisi profonde anche tra di noi, che non ci togliamo cioè che vogliamo vivere, però che comunque richiedono un'energia, cioè, che è difficile, tipo, cioè, siamo riusciti a trovarla tra di noi, però che è difficile trovare nelle persone, andare nelle profondità più profonde per poi risalire anche magari nei modi più belli, però sì, diciamo che queste tempeste smuovono. Poi riguardo al ritmo, io penso una cosa interessante che spesso quando facciamo insieme un po', forse lo sentiamo tutte, è che quando fai non è un ritmo meccanico,
cioè c'è ci sono dei lavori che sono meccanici e ogni azione ha un tempo che l'orologio riconosce. Mentre quando stai creando, cioè no, ci sono dei momenti come il tempo lunghissimo, altri momenti che, soprattutto i finali, che accelerano e riesci a fare in pochissimo tempo tantissimo, mentre all'inizio sei più lento. Cioè, non so come, non è il tempo dell'orologio, è come un po' più il tempo del giorno, della notte, della luna, come sono delle tempistiche che sono più collegate a dei ritmi naturali, solo che non ci abbiamo dalla città questa connessione per riconoscere quanto sono vicini, però mentre lo fai tu senti che sei dentro un tempo che non è davvero l'orologio, che non è davvero il calendario, come così scandito, sono dei tempi, sì, diversi, cioè, sì, a volte non so bene la parola qual è quella giusta, però è proprio la questione del ritmo, no? Che il tempo nel ritmo è vivo, quindi ha un'estensione e una tensione, una contrattura, che sono elementi vivi, come i corpi, no? come la natura. Per quello Mario, anche la spirale, che stiamo iniziando a capire che siamo parte di dei ritmi molto più naturali di quanto ci vogliono far credere, non so come dire, cioè, è in ogni momento che viviamo, solo che è difficile saperlo riconoscere, nominare, perché se l'hanno tolta come saggezza, no? L'idea che il tempo non è un orologio, ma è una cosa molto più elastica. Cioè, quindi in questo senso il ritmo chissà aiuta, no? Come idea a sentire il tempo, non a pensarlo o a contarlo, ma a sentirlo, è un'altra percezione. E poi di sentirlo insieme. E di sentirlo insieme, quindi risuonare insieme o dissonare, cioè sono tutte queste metafore che un po' a volte aiutano a dare un nome a questa cosa che viviamo, perché sennò è un po' difficile trasmetterla se non trovi delle parole alla fine, oppure devi farlo insieme, che è sempre una grande nostra gioia quando riusciamo a lavorare insieme anche ad altre persone di noi, no? Nelle isole un po' si vede nel video, ci sono anche altre persone che attraversano questi momenti e sono super arricchenti, e non c'è bisogno per forza di una grande formazione artistica per fare, perché si è dentro a quel ritmo. Adesso col coronavirus si taglio. Finito. veramente affascinante, no? Questi passaggi che sono fra l'esistenziale comunitario, filosofico, riflessioni sul tempo, assonanze, dissonanze, musica, cioè è come se dentro il vostro stare insieme, il vostro fare, ci fossero differenti aree, no? Aree che noi separiamo usualmente, distinguiamo l'area della musica dal pensiero filosofico, dalla coscientizzazione delle cose, eccetera. Invece voi fate veramente un lavoro di enorme di messa in connessione, no? Di tutti i layers, di tutti gli strati di cui siamo composti come corpo, come mente, come storia, come genealogia, e attraverso il fare, che è molto interessante. Io darei la parola a questo punto a Claudia per un suo contributo. Aggiungo, colgo questo momento di interruzione per dire a chi è con noi, chi è connesso, che se vogliono fare domande, se vogliono riflessioni, possono scriverli nella chat e poi riprendiamo questi punti. Claudia? Sì, eccomi qui. Io vorrei, se posso, condividere lo schermo, perché ciò che mi piacerebbe fare è partire
per quello che mi sono appuntata, direttamente dalle vostre parole, dalle vostre immagini, perché penso che il lavoro di Idea Destroying Murals sia veramente molto stratificato e molto complesso da restituire, perché si possono prendere tante strade e ognuna di queste può portare verso un linguaggio che si esplica attraverso un dispositivo, oppure si può imboccare tutta un'altra via e ritrovarsi dall'altra parte dell'isola, appunto. Per cui penso che possa essere bello per tutti quanti e tutte quante percorrere un po' di strada con voi. Sono partita direttamente, mi sono segnata delle pagine per poi dare un po' l'idea di quello che è stato il vostro. Una delle vostre modalità di operazione artistica, ovvero quella di tenere effettivamente un diario. È un diario che ricostruisce tutto il progetto delle isole post-esotiche, soffermandosi anche nei diversi luoghi in cui l'avete concepito. Siamo nel 2014. Tra le cose molto belle che mi sono goduta leggendovi è la restituzione estremamente spontanea dei dialoghi, dei dubbi e di ciò che quindi si costruisce nel mentre le cose accadono. E quindi volevo partire da questa pagina che lancia degli input, isola come immobilità, niente che cambia, isola sessualità intensa, femminizzata o violenta, isola turismo, isola paradiso, isola inferno, isola abbandono, isola niente, isola orizzonte. E poi vado velocemente. Perché vi consiglio davvero chi sta seguendo questo bellissimo incontro di andare a guardare questo diario, perché è un modo per guardarsi dentro ed esternalizzarlo e dare poi a un certo punto una sorta di condensazione ad un pezzo di questi pensieri che io ho visto nel momento in cui avviene questo cucito che sta tenendo insieme dei pezzi e quella parte di cucito così evidente, quella che nel patchwork, nel bricolage, rappresenta proprio la sutura tra un pezzo e l'altro, che non è mascherata dalla cucitura che scompare, ma anzi a vista, a me sembra proprio la parte di questi aspetti di ricerca, alle volte anche contraddittoria, e della ricerca del conflitto che è rappresentato. Io penso molto bene proprio nell'idea del cucito di tessuti con le loro provenienze assolutamente diverse tra loro. E quindi a partire da questa pagina in cui voi dite in un qualche modo cosa può essere inteso per post-esotico, non è solo una proposta alternativa alla realtà capitalista, post-esotico è stare distese su una spiaggia della costa sud della Spagna di fronte al Marocco, chiudere gli occhi con Sandra, riposare, godersi la sabbia e riaprirli per aver pianto insieme davanti a quella frontiera. Non sono la tua oasi, non sono la tua tavola imbandita, non sono il tuo mare. Possiamo dipingerci con tutti i toni di blu, non sono il tuo mare. Post-esotico è camminare per un bosco e ritrovare una lavatrice arrugginita, far emergere e nominare i rifiuti tossici nascosti dal capitalismo, i suoi cadaveri, le sue vittime, i suoi errori. E questo diario è inframmezzato da alcune immagini che sono quelle che abbiamo anche visto all'inizio del video con cui abbiamo aperto il seminario, ed altre che non compaiono e che ci danno proprio la sensazione di una modalità artistica e attivistica, che è una, diciamo, delle parole chiave dell'incontro di oggi, molto caro a smorare il Mediterraneo, oltre che ai lavori dell'Archivio di Genere. Artivistica, nel senso che diventa politica in maniera molto trasversale, e quindi è l'aspetto estetico e il modo di arrivare alle cose che fa del vostro fare arte un fare di per sé post-esotico. Questa è la parte che riguarda Parigi, che mi ha colpito particolarmente perché è una città che conosco molto bene e dove il ritorno, vi ho vissuto di tanto in tanto per periodi lunghi e quindi mi sono resa conto di quanto certe sensazioni legate a quel luogo siano
molto collegate con questa vostra idea di esotico, e che secondo me è un concetto su cui forse dovremmo soffermarci, perché è un concetto molto sfuggente. Infatti in questa parte, che come vedete alterna immagini prese dalla metro a momenti personali in cui emerge la sensazione che poi farà maturare un certo fare artistico, una certa riflessione, come questo incipit qui. Io e Salomè siamo sul binario 6 aspettando il treno Venezia-Paris Gare de Lyon, ci abbracciamo e baciamo, poi va avanti il viaggio verso l'arcipelago post-esotico è post-esotico. E qui ovviamente si apre una vasta riflessione sul senso dell'arcipelago da un lato e del post-esotico dall'altro, posto che Parigi e la Francia sono tra quei luoghi che hanno dato al termine esotico una delle rappresentazioni e delle definizioni più potenti nel costrutto occidentale. L'esotico nella cultura francese è quell'immaginario legato al primitivo che Rousseau aveva messo in piedi con l'idea del sauvage, del buon selvaggio. Lévi-Strauss ci aveva lavorato ancora, ovviamente io sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Giulia prima di me, infatti potevo anche tacere basandomi su ciò che aveva detto lei, ma invece no, provo a proseguire nella rotta del suo solco. Concetto molto strano quello di selvaggio ed esotico, perché si prestano negli anni 20 del nostro secolo a delle interessantissime forme di riappropriazione, perché in effetti, se da un lato Parigi è tutto quell'immaginario che voi avete ben raccontato, grigio, di fretta, di ansia, di produzione capitalistica votata alle estreme conseguenze, però è anche il luogo dove tutto questo sta esplodendo, e l'abbiamo visto col terrorismo dell'ultimo decennio, proprio perché si erano concentrate una puissance, una potenza di alterità che nessun'altra città europea aveva mai rinvenuto in quella maniera. Cioè Parigi non è Londra, non è Berlino, non è Barcellona, non è ovviamente neanche Roma. A Parigi ci sono stati degli interstizi, delle maglie che hanno fatto sì che l'esotico da un lato ha rappresentato, e penso soprattutto all'Ottocento, una possibilità di accesso a delle culture perdute lontane. E quindi c'è stato un incanto da parte soprattutto poi dei surrealisti in particolare, quindi tutto il movimento surrealista, ma anche Picasso a Parigi, grazie ad una possibilità di intendere l'esotico come accesso all'altrove, che Roland Barthes chiamava il là-bà, il laggiù, per indicare il Giappone, ovviamente dandogli un'idea proprio di alterità assoluta, passibile ovviamente di pensiero colonizzante. Quindi da un lato è stato un accesso all'altrove, ma dall'altro, nel mentre era un accesso, diventava immediatamente una possibilità di attribuire a quell'altro un'estetica, una sorta di iconografia che loro avevano ben individuato nel sistema dei villaggi esotici, le village nègre, e su questo Giulia insomma è molto più informata di me, data la sua formazione, che davano l'idea che l'esotico potesse essere un corpo, è un corpus di segni da depredare, da museificare, da sistemare lì. Questa sorta di doppia anima è quella che mi ha colpito molto proprio nel video che voi avete concepito e in questo diario, perché ne emergono i tratti, soprattutto quando c'è quella scena in cui andate a trovare i vestiti nelle parti parigine un po' più, diciamo, lontane dai quartieri dell'industria
dai quartieri della produzione, dell'alta finanza, quelle zone molto più rilassate dove ci si dimentica, diciamo, di essere a Parigi e dove avviene l'incontro con l'altro che rimane ancora l'altro, per fortuna. E in questi negozi, quando voi scegliete questi vestiti, ci si trova di fronte a quello che Fischer ha definito il realismo capitalista, cioè il capitalismo nella sua ultima bestiale, divorante condizione, che è quella in cui noi viviamo, cioè il fatto che troviamo il vestito di Dior nel mercatino e lo paghiamo 12 euro perché magari è anch'esso frutto di un riciclo, di un rimaneggiamento, accanto a un altro vestitino o una giacca che ci fa venire in mente tutti gli altrove del mondo, e però sono tutti lì già, diciamo, pronti e disponibili. E allora mi sono dunque interrogata su una serie di cose che il vostro lavoro mi hanno fatto venire in mente. Vorrei andare ancora un po' avanti con queste immagini, invitando davvero chi sta seguendo a cercare il diario, a scaricarlo, perché si può scaricare dal sito il diario delle isole post-esotiche, perché vi godete anche il processo creativo, gli spazi abitativi, ciò che dicevamo poco fa, quanto questo condizioni tanto il cambiamento di idea. Ci sono delle volte in cui vengono raccontati dei sogni e come questi sogni poi la mattina assumono una sorta di vestitino, per così dire, metaforico, e che poi viene scucito, ricucito sulla base del confronto post-onirico. Ed è una modalità, secondo me, di artivismo che probabilmente, visto che avete tristemente citato la pandemia che ci tiene tutti quanti bloccati dietro questi schermi, con l'impossibilità di viaggiare soprattutto, di accedere e di scappare in un qualche modo, questa forma di artivismo dovrebbe essere o potrebbe essere una delle risposte alle domande iniziali: che cos'è e in che modo si può praticare questa spirale, o in che modo può essere abitato il post-esotico. C'è la pagina che mi ero segnata 34, se non sbaglio, che iniziava con... scusate, era una pagina in cui si ritagliano gli occhi, che a me piaceva moltissimo. Ecco, questa pagina qui, Arcipelaghi post-esotici, miraggi ormeggi, anche oggi è iniziato tagliando. Qui c'è questa bellissima parte in cui si vede questo tessuto che inizia abnorme, che farà poi maturare un grande pezzo di occhi. E sono degli occhi coloratissimi, perché voi date al termine colore colorato la parte della resistenza al capitalismo, contrariamente al nero, che è invece il nero rivoluzionario dei black bloc all'interno delle città fortemente militanti in lotta. Quindi qua già si scontrano degli immaginari legati anche ai colori, che penso che abbiate raccontato benissimo, anche perché voi queste siete colorate, e questo dà molta potenza e molta energia. Qui, da qui in poi, questa è un'immagine che trovo meravigliosa, veramente bellissima, perché c'è l'occhio sotto e c'è la cerniera. Mi ricorda tra l'altro il muro che noi abbiamo nel nostro dipartimento, realizzato da Madame, che è una collagista parigina, che ha lavorato sempre sugli occhi e quanto le cerniere possano chiudere e aprire, ma avere messo una cerniera qua per me è iconograficamente molto, molto potente. E qua c'è una parte lirica che vi vorrei leggere, ma credo che forse sforiamo, e quindi vi rinvio la lettura a tutte quante voi in seguito. Mi limito soltanto all'inizio e alla fine. Il primo occhio blu l'ho tagliato pensando a Merisma, il secondo occhio blu è a goccia per la pioggia di oggi, le lacrime e la puissance du sel. E poi sotto,
Per non dimenticare tutti gli sguardi colonialisti che scrivono i libri, il decimo occhio, marrone, è l'occhio di chi mi ha controllata. L'undicesimo occhio l'ho tagliato azzurro a forma di goccia perché oggi parto. Gli altri, infatti, il taglio di raso per farli lucidi. Le isole hanno gli occhi. Siamo colorate perché qui il colore è resistenza. È davvero potente questo incedere così quasi marciante verso la liberazione dell'isola, laddove l'isola è intesa come isola da colonizzare. E su questo volevo appunto aggiungere alla fine di questo mio rapsodico intervento con questa idea. Se da un lato ci troviamo di fronte a questa condizione di fine dell'epoca moderna, che a me piace comunque chiamare postmoderna proprio perché viene dopo quella moderna, non gli abbiamo ancora dato un nome, ed è nella postmodernità che ha senso il cucito come riappropriazione, lo dite a un certo punto, è una frase molto bella, come riappropriazione di un mestiere, di un lavoro domestico che pungeva le dita. Non mi ricordo il nome di chi di voi diceva, mi ricordo mia nonna che aveva tutte le dita punte dagli aghi, e la riappropriazione di quel tipo di lavoro mi ha ricordato il lavoro di una artista brasiliana di origine però italiana, che si chiama Anna Maria Maiolino, una grande artista brasiliana ormai settantenne, la quale sull'idea della riappropriazione di questi mestieri ha costruito un'intera sua produzione, tipo per esempio utilizzando la ceramica per ricreare la pasta fatta in casa, e quindi ci sono queste grandissime esposizioni in serie di pasta fatta in ceramica, stante ad indicare la riappropriazione di una di quelle cose che ci possono riconnettere con ciò di cui ci si vergogna in questo tipo di metropoli, da cui ci si sente rigettate, e con la possibilità che questo aspetto non venga estetizzato e quindi non venga nuovamente riciclato nel consumo del sistema capitalistico, che è quella una delle possibilità. Ecco perché dicevate voi, non vogliamo che l'isola post-esotica finisca nella parte principale, più diciamo cool, di Paris 8, ma arrivi nel bâtiment, quello più sfigato, quello più violento. Dall'altra parte noi siamo a Saint-Denis, un posto dove si respira questo tipo di conflitto permanente. E dunque la mia idea di spirale rispetto al vostro lavoro riguarda precisamente questa possibilità che proprio nel cuore del capitalismo avvengano degli altrove. Proprio nel cuore del capitalismo ci siano quegli interstizi che sono quelle le isole. E quel tipo di avvenire dell'altrove è la possibilità che noi ci possiamo immaginare, come ad esempio la comparsa di oggetti assolutamente kitsch provenienti dall'Oriente, che noi chiamiamo kitsch, che di fatto sono oggetti profondamente colonizzati, oppure le modalità abitative di cui voi avete parlato, contrarie ad un'idea di organizzazione di spazio e di tempo che esula proprio da quella modalità, diciamo parigina, adesso la chiamiamo così perché era incentrato su Parigi, di organizzazione dello spazio e del tempo. Questo avvenire degli altrove è di per sé un movimento spiralistico, a spirale, laddove per spirale penso chiaramente al tempo, soprattutto dell'afrofuturismo, che è una delle tracce di cui mi sono lungamente occupata e che tra l'altro oggi mi permette di ricordare Lidia Curti, che ci ha lasciato, e ci tengo a farlo in un momento in cui cito l'afrofuturismo, perché è stata una studiosa di tutti questi altrove, quando l'altrove è la donna, l'altrove è l'altrove geografico, e quindi pensando appunto al tempo
afrofuturista, perché questo è a spirale? Perché non procede secondo la linearità storica, ovvero quella prevista dalla produzione capitalista, che vede un inizio, una fine, un progresso e una possibilità di risparmiare tempo per poter avere altro tempo. Se noi usciamo fuori da questa idea storica lineare, ci troviamo nella spirale e iniziamo a vedere le cose da un'altra prospettiva. E quindi possiamo attingere a mestieri del passato e ritrasformarli e cucire e pungerci, e nel pungerci e nel cucire quei pezzi stiamo uscendo dall'ultima parte del capitalismo che vorrebbe che quel patchwork si trovi nel negozio che c'è all'uscita del museo perché poi uno se lo possa comprare. E quindi bene che voi avete deciso che quel patchwork di tessuti fosse messo in un luogo dove doveva dare nell'occhio, bene uscire fuori dai meccanismi in cui si può essere facilmente inglobati, perché il momento che stiamo vivendo è amaro, è durissimo, ci controllano financo se possiamo superare i 200 metri di casa, perché se no, se li superiamo possiamo essere multati. Allora altro che arrivare in un'isola e trovarla deserta, probabilmente l'idea sarebbe quella di fuggire e farsi trovare in quell'isola come gli ultimi avamposti di libertà e di autonomia, anche perché come voi sapete in questo periodo in Italia l'ultima parola autonomia, libertà, e tutto ciò che ha a che fare con la libertà viene lasciato soltanto alle destre di Salvini, e se non troviamo il modo di far sì che pratiche di attivismo di questo genere siano quelle che ci parlano di libertà, siano quelle che ci parlano di non restrizione, non sottomissione, difficilmente riusciremo a poterne godere ancora in futuro. E dunque la mia non è veramente una domanda, ma più che altro un'idea che tra l'altro mi è venuta in mente pensando ad un film che è uscito all'inizio del 2021, che si chiama L'Isola delle Rose, e che raccontava un esperimento degli anni 70 nel mare Adriatico, e che è stato secondo me la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho pensato alla vostra isola, cioè il fatto che si era costruita una pseudo isola su una piattaforma nel mare, nella quale le persone ci andavano e si voleva costituire come isola vera e propria. Erano andati addirittura a chiedere il permesso all'Unione Europea per essere riconosciuti come isola, e questa non poteva essere riconosciuta perché era un'affermazione di autonomia e di indipendenza. Dava fastidio che in mezzo al mare Adriatico ci fosse una piattaforma che rappresentasse un togliersi dallo spazio disciplinato. E quindi con questa idea dell'Isola delle Rose ho pensato al vostro arcipelago, alla vostra galassia, per riprendere un termine legato più a McLuhan, ma che restituisce lo stesso senso di arcipelago. Mi piace concludere, ovvero pensare al vostro arcipelago come una fortissima idea di alterità, però di alterità nel cuore dell'impero, non di alterità fuori, perché è dentro il cuore dell'impero che le cose devono essere vivisezionate e devono dare fastidio, devono essere visibili. E con questo mi taccio. Grazie. Interrompo la condivisione dello schermo. Grazie dell'intervento. Noi ci siamo prese un po' di appunti per vedere se riusciamo un po', a partire da quello che hai detto, riuscire a articolare alcune cose che è importante come chiarire, no? È curioso anche a distanza di anni rileggere tipo i frammenti di diario che hai citato, perché quando leggevamo le parole potevamo anche capire chi le aveva scritte, no? Per esempio in un momento quando c'era la citazione tipo è post-esotico poter essere disteso in una spiaggia, poter vedere il mare, cioè estrapolato così il pezzo senza capire tipo
che lavoro, che differenza c'è tra esotico e post-esotico, quella frase là potrebbe essere totalmente esotica, dentro, cioè senza capire il contesto con chi si stava parlando, e evidentemente tipo questo non si può sapere, e per fortuna che possiamo avere questi incontri qua per chiarire alcune cose, perché per esempio c'è citato un nome, Sandra, che potrebbe essere tipo una persona italiana, invece no, è Livia che scrive, e Sandra è una sua amica nigeriana con cui sta lavorando e con cui sta facendo un lavoro dove questo incontro è di, cioè, di culture, no? Può far pensare tipo che guardare assieme quella costa dalla Spagna a quel mare è post-esotico, perché si cambia tutto il significato di cosa stai guardando, con chi lo stai guardando e che storia c'è dietro, no? Non, cioè, sarebbe diverso se in quella spiaggia fossimo due italiane in vacanza in Spagna. Sarebbe totalmente esotico, probabilmente. Quindi, cioè, poter incontrarci e specificare tipo le storie, cioè che storia c'è dietro ogni parola o chi c'è dietro ogni incontro, cioè rende anche tipo, cioè, quella visione post-esotica, no? E quando la prima citazione che c'era scritta, adesso non mi ricordo bene tutto l'elenco, però era l'isola come paradisiaca, l'isola come inferno, isola come femminilità, quella sarebbe come la visione esotica, cioè anche nel video che abbiamo messo all'inizio, no? Quando Livia dice tipo l'isola nell'immaginario comune è l'isola di Robinson Crusoe, quando arrivi in un posto che pensi che sia deserto, inabitato, selvaggio, però realmente non è che lo è. E lo è agli occhi di un occidentale che arriva lì e ha come un senso di smarrimento su qualcosa che non conosce, però c'è tutta un'altra realtà, che l'isola non è... c'è tutto questa costruzione, cioè, quell'elenco di parole è un po' più la costruzione che si fa per creare un immaginario esotico. E poi è vero, cioè, noi abbiamo fatto le isole, poi Giordano se tu vuoi anche aggiungere qualcosa, noi abbiamo fatto tipo le isole a Parigi, che è il centro, è il posto dove si sono incontrate e conosciute Giordana e Livia, che sono due persone che anche vengono da una storia di delle isole, no? Di aver, cioè, tanto la Sicilia come Maliloshi, no? Un'isola della Croazia. Ed è vero che tipo ci sono differenti forme di colonialismo, no? La Francia tipo ha colonizzato tantissime isole, no? Che sono totalmente territorialmente distantissime da quello che è la Francia e pretendono che siano francesi, no? L'Inghilterra ha anche un altro tipo di colonialismo, però se noi tipo prendiamo anche il post-esotico come un metodo, possiamo anche pensare che anche il colonialismo italiano, cioè, ha creato un immaginario esotico che può essere del buon selvaggio, come hai detto tu. E se magari adesso faccio una citazione breve, perché però anche da un poeta, un direttore di cinema come Pasolini, che può essere considerato tipo antagonista o che può aver fatto un lavoro importante tipo in Italia antifascista, però l'immaginario esotico che lui aveva dell'Africa è anche noi potremmo fare un lavoro tipo di decostruire quello che la cultura italiana ha creato come esotico, no? E soprattutto anche in personaggi culturali che non sono quelli che possiamo identificare come
come il potere, no? Se non quelli che hanno creato tipo un immaginario anche contropotere, no? E poi i tessuti che noi utilizziamo e che anche a Parigi tipo abbiamo preso sono tessuti di seconda mano e principalmente di donne, no? Quindi tipo anche quando lavoriamo il tessuto, lo stesso tessuto ha degli odori che erano delle persone che l'avevano portato prima con la loro storia. Cioè, a volte c'erano tessuti che avevano un odore di sudore ancora, che per quanto lo stavamo lavando continuava a avere anche, cioè, a portarsi dietro l'odore del corpo della persona che l'aveva messo. Quindi non era comprare tessuti in negozi dove erano, infatti erano dei free shop, dei centri sociali, non erano negozi. E avevamo il progetto, questo progetto a Parigi da realizzare, e alcuni centri sociali ci avevano detto venite, cioè potete prendere quello che volete, e loro avevano una pratica, adesso non lo so com'è, se funziona ancora così, però raccoglievano i vestiti dei militanti, delle compagne, i compagni, insomma, che non li usavano più e li avrebbero ceduti a qualcun altro, in modo gratuito si potevano prendere, quindi non era proprio... Magari dal video non lo so qual è l'immaginario che esce, no? Noi che andiamo nei negozietti cerchiamo i vestiti, ma era uno stare molto più. Noi vivevamo a Parigi, quindi adesso in quel periodo eravamo tornati per il progetto, però abbiamo vissuto degli anni, quindi lo sentivamo un po' come un posto in cui vivi, quindi dove ti giri un po', non dico casa tua perché Parigi è difficile da sentire come casa, tu hai fatto un po'... la differenza, Claudia, tra la parte l'alta finanza, Parigi e i quartieri, invece, secondo me, più o meno c'è almeno all'epoca era governo Sarkozy, quando non eravamo lì, c'è una violenza trasversale che, insomma, non faceva tanta differenza. Non è che ti sentivi nei quartieri più a tuo agio o c'era un luogo dove ti sentivi di stare in un modo, non lo so, meno attento o meno... in pericolo, non so come dire. Quindi, insomma, per fare questo progetto abbiamo gravitato, prima pensavamo di realizzarlo in un centro sociale che poi non ci aveva dato insomma, non era stato più possibile realizzarlo lì, alla fine l'abbiamo realizzato in un altro, e tra questi centri abbiamo trovato i colori che cercavamo, perché neanche cercavamo vestiti da donna con dei determinati colori per realizzare i pezzi. E poi non mi ricordo mai se li lavavamo. No, a volte li abbiamo anche lavati, perché c'era bisogno di lavarli. Però, e poi un'altra cosa che ci eravamo appuntate era, sì, noi avevamo deciso tipo che il avere colori era come una forma di andare contro, no, il capitalismo. È vero che un'altra forma di anticapitalismo può essere tipo il nero, che è un po' l'estetica dei black bloc, no? Però noi un po' avevamo, cioè, scelto anche nelle nostre vite tipo di spostarci da una posizione antagonista, no? Perché a volte tipo che comunque credo che in certi momenti sia assolutamente necessaria, soprattutto tipo in contesti urbani e occidentali, soprattutto bianchi, così, però che a noi tipo non ci dava forma di vedere un'alternativa reale, ci faceva rimanere sempre nella critica, no? E nella critica poi alla fine sempre si rafforza il potere, no? Perché è come tipo additare qualcosa che non ci piace, però quella cosa rimane, no? Quindi a un certo punto ci siamo dette come facciamo a creare tipo qualcos'altro che, uscendo dalla critica, che è anche la cosa un po' più difficile per noi. Però non senza riferimenti, perché per esempio sì, c'è l'estetica del nero come antagonismo, poi c'è Parigi che per esempio sul nero e sul grigio, su quelle tinte,
crea l'integrazione anche di tutti gli altri. Poi, per esempio, ci sono le donne africane che hanno un orgoglio forte, per esempio, e che le vedi colorate. Quindi, secondo me, non è che noi abbiamo scelto così, abbiamo fatto una cosa totalmente originale, no? Noi ci siamo un po' orientate in quello che, non lo so, ci sembrava più vicino a noi, nonostante tutto. Quindi, secondo me, era più quella la scelta, no, da fare. Cioè, dove stare nell'antagonismo interno, stare fuori in un altro modo e anche farsi riconoscere, no, dall'altro che come te sta cercando di resistere in una certa positività e che ci sembrava fosse il colore, ma non senza riferimenti, ecco quello dico. In generale, quando sei anche in una capitale in cui comunque noi non abbiamo più, non ci teniamo più a stare, per esempio, no, nel cuore di questo capitalismo, ad esempio, quando sei in un posto così denso e così violento, sì, ti devi guardare intorno e cercare dei riferimenti tramite gli incontri che fai nella tua vita e poi tramite quello che hai la sensazione così che sia buono. E poi l'ultima cosa che ci eravamo appuntate era che era la citazione che anche di Giordana, no? Che del cucire e soprattutto di rivalorizzare un lavoro che magari era che veniva dalla storia di sua nonna che comunque, cioè, in quel pungersi le dita era quando tipo sua nonna doveva rammendare i vestiti dei romani, essendo sua nonna. Era un'esule istriana, era capitata a Roma, e faceva la sarta a Roma, quindi per i romani. E i romani passavano sopra assolutamente la sua storia perché non se ne sapeva niente all'epoca e lei però li faceva sembrare belli, no? Più magri, più grassi, li aggiustava tutto quello che dovevano cambiare e sempre perché quando sei sarta ti devi abbassare, no? Per prendere i punti, per stringere, per alzare, e sempre da delle posizioni sottomesse a questi, insomma, che erano nella capitale. Per quello è stata una maniera di valorizzare, sì, quel lavoro che era sempre stato fatto nel silenzio più totale. Però ecco, non esiste solo il cuore dell'impero, non so come dire, non esiste solo il centro, che poi non è il centro di niente, il centro tante volte di una violenza assurda, quindi esistono secondo me i margini ed esiste anche un altrove. È vero che adesso con il Covid è tutto un po' più bloccato, però un altrove secondo me è molto raggiungibile quando si hanno, insomma, le idee chiare. Quindi, insomma, forza. Sì, e probabilmente anche tipo cioè, i progetti che abbiamo fatto dopo le isole avevano anche, cioè già miravano altre direzioni, come la Via Lattea, che è un po'... guarda alla Croazia, a un ritorno in Croazia e al Senegal per la diaspora dei Bayefal. E un po' anche la Conchiglia, che è un po' ancora in fase di ideazione adesso. E c'è anche appunto il ritorno in Sicilia con la Via Lattea, dove è Livia adesso. E quindi cioè, stiamo sempre di più un po' cercando di allontanarci dalle capitali, sì, le grandi capitali. Ma anche tutto questo riuscire a stare nelle distanze, riusciamo nei limiti del possibile, sempre pensando comunque di avere di organizzarci, di pensare un posto dove ritrovarci. Sì, però se fossimo tutto il tempo solo nelle distanze sarebbe un'altra cosa. Sempre sogniamo, sempre pensiamo, progettiamo come per ritrovarci. Sì, e comunque non sono direzioni. Dove arrivi non è un deserto, speciale. Quello che dice Livia all'inizio, no? Secondo me è molto illuminante. Lei dice l'isola non è deserta, no? In generale gli altrove non sono posti inabitati. Cioè, quindi secondo me c'è molto
chi incontrare, dove, no? Con chi essere una comunità, con chi essere forti insieme. Secondo me questo nelle capitali europee è una cosa che può essere molto difficile da recuperare, da trovare, molto difficile. Noi abbiamo avuto fortuna, magari ognuno c'ha, insomma, può avere questo tipo di fortuna, però secondo me è importante capire con chi, no? Sì, sì, e poi comunque anche adesso che tutte le realtà che abbiamo anche costruito tipo qua in Europa, in Spagna, in Italia come Kerkumak sono tipo spazi di sicurezza anche, perché comunque saremo, non sono fughe le direzioni dove andiamo, non è una fuga dalla capitale, quindi dalle responsabilità. E anche i posti che abbiamo generato qua come Kerkumak sono posti di sicurezza per noi. Ok. Io vorrei capire, mi sottraggo al fare l'incontro, il commento o l'apporto mio conclusivo, perché è tardi, perché non voglio togliere la voce e la narrazione a voi, che in qualche modo non solo ci avete incantato e sollecitato, ma veramente avete aperto, no, una modalità di stare al mondo completamente, diciamo, di solito impensata e non realizzata certamente nell'Occidente, ma anche nei paesi cosiddetti postcoloniali, che sono stati deturpati dall'ingerenza e dalla colonizzazione, in cui non è avvenuta nessuna possibilità di decolonizzarsi a tutti i livelli. Volevo capire se da chi è rimasto finora qui in ascolto c'è voglia di fare un intervento, perché insomma dobbiamo dare spazio a chi ci sta intorno, l'oltre archivio di genere o l'oltre smurare Mediterraneo, e anche questo incontro è organizzato anche in collaborazione con un progetto di Almaterra che si chiama Sud, che è stato presentato e selezionato questo incontro insieme ad altri 3 incontri che abbiamo fatto come archiviazione, rientrano un po' anche in Sud, chiama Sud, per cui chiaramente questo di stasera sicuramente non solo Sud chiama Sud, ma Sud chiama ogni altrove e ogni geolocalizzazione in qualche modo. Ci sono interventi da parte di chi è in ascolto. Io ho trovato da parte di Anna Maria Veneziani un commento, non so, dice privately, non so se ci sei ancora Anna Maria, posso leggerlo. Dice: interpretazioni di immagini simboliche antiche come transtemporali e per proporre nuovo collettivo femminile collettivo. Fondamentale è anche il concetto di continuità nel tempo, nello spazio interiore fisico e geografico. Un commento, una riflessione, un apprezzamento. Altri interventi? Io proporrei che voi mandiate un piccolo video per concludere, che ci dia ulteriore bellezza e pensiero. Ringrazio tutti quelli che sono stati con noi, alcuni si sono allontanati perché io so che poi
intorno alle 20 scatta l'ora difficile, un po' prima delle 20, intorno alle 20. E, soprattutto ringrazio voi, mi manca tanto Livia, ma c'è stata attraverso di voi, c'è stata alla grande, la pensiamo, le siamo vicini, come anche ci manca, l'ha citato Claudia, è morta Livia Curti, un'altra Livia, che è stata una delle maestre per tanti a Napoli e in tutta Italia, ma anche fuori dall'Italia, a Bari, eccetera. È stata una delle iniziatrici del, diciamo, del pensiero, dell'insegnamento, della formazione al genere e a un certo tipo di letture, prima della letteratura del mondo. E quindi, insomma, la sua memoria resterà in parecchie persone che l'hanno conosciuta e in quelle che continueranno a conoscerla attraverso i suoi libri. Che altro? Volete, c'è qualcuno che vuole aggiungere altro? Qui c'è un Luigi che ha scritto nella chat. Ha scritto, sì. Leggi, vuoi leggere tu? Vai. Colonialità. Che bello che questa parola sia ormai di uso quasi comune. Arcipelago. Di contro al dominio integralista dei continenti e degli oceani. Esotico, orientale, ribaltamento. Quindi the linking. Parole sicuramente chiare di impatto. Avete qualche feedback sull'impatto che la vostra arte ha concretamente sulla realtà capitalista di ogni giorno delle persone che entrano in contatto con voi? La prima cosa a cui posso pensare è realmente lavorando noi sulle questioni, spesso sulle nostre genealogie e sui nostri incontri, sul nostro vivere. Questo spesso è una maniera anche per condividere con gli altri e questo avviene poi che si possano avere il tempo, cioè il motivo per anche ripensarsi la propria storia, quindi, cioè che ognuno possa avere basicamente un input per vedere alla propria storia e questo è già è una cosa che abbiamo visto ed è una cosa... Se posso aggiungere una cosa divertente è che familiarmente abbiamo dei feedback di 10 anni, cioè dopo 10 anni i nostri familiari ci dicono quella volta che avevate pensato di stare insieme alla fine era stata una buona idea, quindi a volte abbiamo dei feedback decennali. Cioè, a volte bisogna avere un po' di pazienza. Questo rispetto a tutte le persone questo rispetto a tutte le persone che non ci avrebbero voluto insieme tutto questo tempo o che pensavano che sarebbe stata una brutta idea e penalizzante il fatto di pensarsi insieme, adesso sono le stesse che dicono ma che idea. Poi per fare un quadro più ampio della situazione, a volte è andata male, ma come nel video. Elia, vi ringrazio per avermi fornito un'idea di speranza e di oltre. Incominciavo a non crederci più. Ti vuoi palesare? Sei nascosto? No, come no? Sono qui, Paola. Sono qui. Veramente è una idea grandiosa e allarga gli orizzonti della libertà. Credo anche, vorrei aggiungere una cosa molto importante, questi esempi di altrove e di altro vanno diffusi, vanno condivisi e soprattutto con i giovani, con i ragazzi. In questa occasione è stato presente un mio studente, io insegno in un liceo artistico, nonché una mia collega di storia dell'arte, loro sono molto molto incuriositi e vicini soprattutto a questi messaggi di alternative di altro che vanno al di là degli soliti degli steccati, perché anche in quell'ambiente dove si fa arte
diciamo che esistono i parametri legati a una visione omologata. Purtroppo sta succedendo questo, noi ci accorgiamo delle grandi, della differenza che esiste tra quello che loro fanno oggi, in così anche nell'ambito delle accademie, delle scuole d'arte e il passato. Il rischio è proprio questo, quindi diciamo essere presenti e lanciare una boa di salvataggio. A proposito di isola, voi sicuramente ne siete fornite, insomma, sarebbe una cosa grandiosa, utile e molto molto interessante. Sì, magari poter dire a questo studente che noi alla fine ci siamo conosciute all'Istituto d'Arte, che quindi il tuo compagno di banco può essere la persona che sta con te tutta la vita. E se Mario qualche volta volete una videochiamata insieme, ci siamo. Magari sarebbe una cosa molto bella, molto preziosa, vi ringrazio. Sì. Cercheremo di organizzare questi contatti, grazie. C'è anche un altro messaggio, Letizia, lo vuoi leggere tu, sei presente? Letizia? Letizia, io? Sì, hai scritto qualcosa, penso che sia. Non l'ho scritto io. No, non l'ho scritto io, però mi chiamo la stessa Letizia, lo posso leggere se volete. Almeno qui c'è da... Ecco, vedi, ha scritto, non funziona il microfono. C'è un'altra Letizia, non funziona il microfono. Va bene, allora leggilo tu che sei Letizia. Ok. Leggo io? Ok. Sì. Anch'io sono proveniente dal sud Italia. Pronto? Mi sentite? Sì, sì, sì. Mi sentite? Sì, okay. Allora, anch'io sono proveniente dal sud Italia, quindi definita terrona in modo dispregiativo da molte persone, e sono anche appassionata di arte. Ho sempre avuto il terrore e la vergogna di studiare altrove, ma penso che l'arte sia un buon modo per riscattarsi e dimostrare, e quindi aprirsi agli altri. Non funziona il microfono. Sì, sì, funziona. Come è possibile superare quella vergogna e quindi aprirsi agli altri? La vergogna di essere terrona, insomma, no? Leggere il libro di Livia Alga. Sì, 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 sì. Davvero, Letizia, ovunque tu sia, c'è questo libro meraviglioso, cui, appunto, volevo dire alcune cose, ti dico questa brevissima cosa, cioè Livia Alga, che loro insomma, loro comadre, direbbero i messicano-americani, usa il termine post-esotica e terrona secondo un procedimento che poi è un po' un procedimento degli studi subalterni, per recuperare e utilizzare in modo controegemonico un termine peggiorativo, no? Perché terrona, appunto, tutti sappiamo, noi di qua sappiamo che cos'è, applicato all'ambito dei subalterni, ridefinendolo e attribuendogli invece una identità positiva. Cioè Livia ha rovesciato la negatività della terrona e invece ne ha fatto non una parola, un modo di essere, un modo di stare al mondo assolutamente positivo. E quindi la sua narrazione in qualche modo è una fuoriuscita, dobbiamo fuoriuscire, Luigi poco fa lo ha detto, ci dobbiamo disconnettere da immaginari, non soltanto da storie sociali della meridionalità, della terronità, eccetera, eccetera, ma anche da immaginari ancora molto
egemonici, molto colonizzatori, molto patriarcali, perché anche non abbiamo mai detto questa parola, ma c'è dentro. E quindi praticamente bisogna inserirsi, come hanno fatto loro, dentro genealogie o, come le chiamo io, genealogie, quando parlo di donne, no? Come ginecologico, no? Cioè del femminile, genealogie, dobbiamo inserirsi in queste genealogie dissidenti post-esotici, no? Post-esotici, l'esotico era, per dirla in parole semplici, il modo di considerare la diversità, l'isola, no? L'isola esotica per l'immaginario, e invece post-esotico è alleggerire un termine da tutte gli agglomerati che si sono formati a causa delle egemonie, delle colonizzazioni, delle oppressioni, eccetera, eccetera. E tra l'altro io a questi aggettivi, no? Le genealogie dissidenti, postcoloniali, post-esotiche, aggiungerei anche femministe, no? Le genealogie femministe, perché c'è una genealogia trasversale femminista che ha in qualche modo operato delle grandi restituzioni, no? Delle restituzioni della terrona, così come lo fa Livia, per cui uno diventa orgogliosa di discendere dalle terrone, perché poi le terrone erano anche, per esempio in Sicilia, erano tali perché non soltanto lavoravano la terra, non soltanto erano scure, ma potevano essere scure perché si erano incrociate con persone che da secoli vivono, i nuovi arrivati, come possono essere persone che da secoli sono vissuti in Sicilia in quanto considerati arabi oppure provenienti dalla Tunisia, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo è un modo assolutamente Letizia X dovrebbe trovare sia il coraggio di rivedere alcune cose, ma soprattutto, come hanno fatto loro di idea di Destroying Muros, fare gruppo, fare collettivo. Da soli è difficile, sicuramente da soli è difficile, no? Trovare questo riscatto che tu cerchi. Si può fare lavorando insieme in un collettivo, in una situazione di piccolo gruppo, di grande gruppo, eccetera. Letizia anche ci può chiamare quando vuole, noi siamo tipo, cioè siamo, se vuole venire a trovarci anche, ci possiamo vedere in qualche punto. C'è anche un consiglio di Rossella Traversa a Letizia, la può leggere qui nella chat. Bene, ci vogliamo dire ciao, arrivederci, ci vediamo subito, ci sentiamo sicuramente. Noi volevamo ringraziare te Paola per l'invito e Giulia e Claudia anche per il loro tempo, il tempo che hanno dedicato anche a stare a vedere quello che stavamo facendo, e le riflessioni che hanno fatto sono sempre per noi importanti, anche per uno sguardo da fuori da noi, quindi grazie del tempo. Io volevo parlare di isole e arcipelaghi, ma non l'ho fatto. Magari vi mando qualcosa, se volete, se vi va. Va bene. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Ciao.
Ciao Claudia, Giulia. Ci vogliamo vedere in eterno ormai. Speriamo di rivederci presto. Ciao, ciao. Ciao. Grazie Giulia, grazie Claudia, grazie a tutte quelle che sono rimaste fino alla fine. Ciao. Grazie, ciao.